Si spostano verso la città le rotte dello spaccio di stupefacente nel Bresciano. Lo testimoniano i dati diffusi dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che hanno messo in relazione gli arresti e sequestri nel primo trimestre del 2012 con quelli dello stesso periodo del 2011. Numeri da cui emerge chiaramente il ritorno del capoluogo a piazza d'eccellenza per lo spaccio e il conseguente intensificato impegno dell'arma nell'attività di contrasto. Con un aumento quasi del 50% dell'attività di contrasto nello specifico settore. L'attività di spaccio, in particolare il cosiddetto spaccio al dettaglio, che è in forte aumento da un raffronto dei dati del primo trimestre 2012 col primo trimestre 2011. Da gennaio ad oggi infatti sono stati 29 gli arresti, di cui 22 per stranieri, per reati connessi allo spaccio di stupefacente nella sola città, contro i 19 dello stesso periodo dell'anno scorso, segnando una crescita del 50%. Stessa situazione per le denunce, passate da 5 del 2011 a 10 del 2012. Nell'analisi dei carabinieri anche la considerazione che accanto alle zone storiche dello spaccio la diffusione degli stupefacenti sia in realtà diffusa in modo capillare. La città in quanto tale attrae un numero maggiore di persone, quindi un numero maggiore di spacciatori e un numero maggiore di assuntori, sia in quelle che sono le aree tra virgolette storiche dell'attività di spaccio, parlo di via Milano, Mandolossa, alcune aree del Carmine, sia comunque le altre zone in cui il fenomeno è in costante aumento. In tutta la provincia dall'inizio dell'anno sono state 70 le persone complessivamente arrestate per stupefacenti, dato che fissa al 45% del totale la quota della sola città.